Benvenuti, sono Enzo Ventimiglia e sono davvero felice di inaugurare questa seconda edizione del Pilates Discovery. Questo progetto Pilates Discovery ha avuto inizio nel 2019, l'anno scorso, ed è un evento che ha come obiettivo quello di trasmettere la bellezza del Pilates a tutti gli insegnanti e anche a tutti coloro i quali vogliono diventare degli insegnanti. E Pilates Discovery l'anno scorso è stato un fantastico evento, si è svolto in 3 giorni dal vivo, si è praticato con le macchine, piccoli attrezzi. Quest'anno ci sarebbe stata una replica simile, ma per eventi che conoscete bene, abbiamo dovuto, fra virgolette, ripiegare online, e dico fra virgolette poiché credo che lo spirito di condivisione sia comunque sempre lo stesso, e la voglia, la passione di rimanere connessi attraverso il Pilates è comunque molto molto alta. Pilates Discovery è anche una sorta di brand che vedrà che marcherà tutta una serie di eventi, workshop, masterclass tenuti dai master trainer Balance Body. E devo dire che è davvero bella l'atmosfera che si può respirare all'interno del Pilates Discovery, e persino riesco a percepirla in questo momento pur essendo distanti. Bene, quindi ringrazio Balance Body per questa opportunità, Emiliano Caes e tutto lo staff, e sono felice adesso di iniziare questa lezione. Vi accompagneremo con altre classi per tutto il mese di maggio. Le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì alle ore 15, in diretta live su Facebook. Bene, la lezione di oggi prende il nome di Pilates Body Mandala. E perché questo nome? La coniugazione Body Mandala è un termine che non ho coniato io, ma ho preso spunto da un bellissimo libro che si chiama Your Body Mandala di Mary Bond, un'insegnante che stimo molto, una dei massimi esponenti ed esperti di postura. Ha scritto proprio un libro fantastico che è Equilibrare la postura, e quest'altro libro di cui parlavo, Your Body Mandala. Bene, sono subito entrato in risonanza con i concetti di questo libro, poiché avendo molta esperienza nel campo delle discipline orientali, dello yoga e delle arti marziali, l'idea di vedere il corpo come un mandala mi affascina tanto. Infatti, tutti noi sappiamo che il corpo possiede una rete molto intricata di connessioni che, come un mandala, descrivono e delimitano il nostro spazio sacro. Ed è molto importante che nella pratica del Pilates, ma in generale per stare in equilibrio con se stessi, è molto importante avere accesso alla parte più profonda di questo mandala. E il termine mandala sta ad indicare proprio contenitore di essenza. Quindi nelle tradizioni orientali mandala sono delle figure, addirittura talvolta, che somigliano a delle vere e proprie opere d'arte, che sono utili a focalizzare la mente nella meditazione, sono utili a simboleggiare appunto questa connessione tra la parte più interna di noi e l'esterno. E per avere accesso a questo spazio sacro, a questo tempio che è il nostro corpo, nella mandala che consideriamo, no? Ho fatto anche un piccolo disegno, non so se riuscite a vedere, un mandala semplice formato da un cerchio. Questo cerchio ha a che fare con la nostra coscienza, e da un quadrato all'interno che invece ha a che fare con tutto ciò che è connesso con la logica in relazione all'individuo, e un punto centrale che è proprio quell'essenza di cui vi parlavo, quindi la parte più profonda di noi stessi, che tradotta in movimento potrebbe anche essere quell'innata intelligenza del corpo. E per avere accesso a questo
a questa, diciamo, sorgente interiore, dobbiamo costantemente entrare in comunicazione con quattro gate, che non sono altro che i punti di intersezione tra il cerchio e il quadrato. Questi punti di intersezione formano questi quattro gate, e questi sono la postura, quindi la nostra postura, le sensazioni, il movimento e l'espressione. Quindi la postura, ovvero attenzionare il modo con cui ci correliamo con la forza di gravità, il modo in cui patteggiamo l'equilibrio, il modo con la forza di gravità, il modo in cui correliamo le diverse parti del corpo, muscoli, ossa, la fascia che connette tutto al nostro interno. Le sensazioni sono molto importanti. Quando pratichiamo questa meravigliosa disciplina che è il Pilates, se siamo coinvolti nel processo e se mentre pratichiamo siamo connessi con quell'universo delle sensazioni, quindi siamo coinvolti con tutti e cinque i sensi, sicuramente l'esperienza diviene più significativa. E ovviamente abbiamo il movimento, che è quella parte dove probabilmente ci si sofferma di più, ma a mio avviso raggiungere una maestria assoluta nel movimento, nell'esecuzione di un esercizio, senza però al contempo trasferire quella conoscenza al di fuori del tappetino e far sì che quel movimento diventi uno strumento per star bene con le nostre emozioni, per star bene con gli altri e per gioire del movimento, credo che rimanga fine a se stesso. E quindi il movimento con tutti i principi fantastici che Pilates ci ha ereditato. E l'ultimo gate d'ingresso è l'espressione corporea, ovvero la capacità appunto di gioire del movimento e di esprimere ogni gesto come mezzo proprio di comunicazione. Quindi questi quattro gate, che ripetiamo, sono postura, sensazioni, movimento ed espressione, si influenzano fra loro ed è importante che noi nel quotidiano entriamo in connessione con questi quattro gate d'ingresso per avere accesso alla profondità del nostro essere, per avere accesso a qualcosa di più profondo e quindi tramutare quella bellissima pratica che appunto rappresenta il Pilates non solo in una sterile ripetizione di esercizi, ma in un qualcosa che appunto come un mandala può esprimere bellezza e può influenzare non solo la nostra pratica sul tappetino, ma anche quella all'esterno. Bene, quindi iniziamo questa lezione insieme. Buona pratica. Bene, iniziamo immaginando un rettangolo per terra e immaginiamo di poggiare le mani e i piedi agli angoli di questo rettangolo con il bacino posizionato al centro di questo rettangolo. Iniziamo ad espandere il petto e a radicare le mani tirando il tappetino leggermente in fuori. Richiama il mento verso la gola, la nuca indietro in alto. E senti le ossa del bacino radicarsi e inizia a sperimentare la presenza del respiro. Ad ogni inspirazione ricreiamo lunghezza, ad ogni espirazione leggermente retrae l'addome senza contrarlo troppo. Così che con la prossima espirazione fai scivolare le spalle in alto, mantenendo la colonna relativamente stabile ed espirando le spighe, il pavimento di nuovo allunga il capo fuori dalle spalle. Quindi creiamo un po' di mobilità nelle nostre scapole, lasciando scivolare queste morbide sulla gabbia torace. E così inspiri nello scivolare indietro ed espirando ed espiri nel fare ritorno. E crei un movimento fluido, senti le tensioni dal collo gradualmente dissolversi, poi ti soffermi, espandi ancora un profondo respiro e
con la prossima ispirazione ruota le gambe verso la tua destra, solleva il braccio sinistro e ricrea un movimento a spirale che ti porta a guardare verso il lato opposto del tappetino, per poi ritornare in modo da ripoggiare la mano e chiedere dall'altro lato. E così ricreiamo un movimento a spirale che ha inizio nelle nostre anche e prosegue nella parte bassa della schiena, poi alta. Lo sguardo segue il movimento, mantieni gli occhi rilassati e mentre con un braccio cerchi un punto lontano, con l'altro respingi il pavimento, così ancora 3 volte. Mantieni lo sguardo rilassato ma presente. Così sull'ultimo ci soffermiamo al centro, portiamo i piedi alla larghezza del bacino, le mani dietro le cosce ed estendiamo bene la colonna vertebrale. E morbidi ci lasciamo srotolare sul tappetino fino a appoggiare l'intera colonna vertebrale, quindi la testa. Per alcuni istanti, mantenendo le ginocchia allineate sui piedi, senti la base dell'alluce, del quinto dito del piede, il centro del tallone, questi 3 punti d'appoggio radicati bene al suolo. Rilassa le spalle, la gola, i muscoli del viso e gli occhi. Senti il respiro fluire al tuo interno e ad ogni espirazione una leggera retrazione della muscolatura addominale. Così che sfruttando questa retrazione addominale, con la prossima espirazione punta il coccige verso le tue ginocchia. Solleva i glutei, l'osso sacro, mentre le vertebre lombari dapprima scivolano in basso, poi si lasciano sollevare una alla volta fino ad assumere la posizione del ponte. Abbiamo ginocchia, anche spalle su un'unica linea diagonale. Ti invito a portare le mani sulla base dei glutei e pensa di far scivolare di più la base dei glutei, quindi la tua pelvi, verso la parte posteriore delle ginocchia. Senti i muscoli posteriori delle cosce quindi attivarsi. E il bacino che viene trazionato lontano dal torace. Da questa posizione solleva le braccia, intrecciale, allontana le mani dallo sterno. Immagina di avere le tue tasche piene di sabbia e con la prossima espirazione svuotati la tasca destra e riporta il medesimo fianco alla stessa altezza dell'altro per invertire. Quindi ricreiamo una leggera rotazione. Senti come mentre ruoti si modifica la relazione tra il femore e il bacino dai rispettivi lati. Dal lato del fianco che rimane su, allunga bene il femore fuori dal bacino. Dal lato opposto, senti questo affondare all'interno, così ancora per 2 volte. Espira e in, le ginocchia puntano in avanti, ben allineate. E con la prossima ispirazione ti lasci srotolare lentamente vertebra per vertebra, come disegnare una linea continua con la colonna sul tappetino. Una volta lì, solleva le gambe con le tibie parallele al suolo, poggia le mani a ridosso delle ginocchia sulle cosce, premi contro queste, sentirai la muscolatura centrale del corpo attivarsi, i piedi a martello. Genera una pressione che sia per te sufficiente ad attivare la muscolatura centrale, ma non tanto forte da inarcare la schiena. E mantenendo questa connessione a sinistra, dal centro braccio e gamba destra si allontanano in opposta direzione, piedi a martello, e poi ritorniamo. Mantieni la stessa connessione a destra per ripartire a sinistra. Sperimenta questa sensazione di andare verso, piuttosto che verso il basso, ma verso le pareti opposte. E più allontani gli arti dal centro, più mantieni la connessione tra la scapola e il torace, tra il torace e il bacino. Quindi evita che il braccio collassi verso il basso. Quindi direi che il movimento è un terzo del massimo che potresti fare. E così ancora per 2 volte. Sull'ultimo ci fermiamo, ripoggiamo nuovamente i piedi a terra. Stessa identica modalità di prima, abbiamo i piedi alla larghezza del bacino, le ginocchia allineate, ci lasciamo inspirare
Ecco, la prossima ispirazione, retraendo l'addome, ammorbidendo le costole di nuovo, il coccige si solleva, la parte più bassa dei glutei si muove verso la parte posteriore delle ginocchia. Le costole morbide. Più il bacino sale, più le costole morbide, la gola rilassata. Ora premi con il piede sinistro a terra, così da sentire che la parte bassa del corpo è supportata solo dalla gamba sinistra. E appena ti senti con i fianchi stabili, allunga la gamba destra in avanti. Quindi radica il braccio corrispondente, il destro, per poi flettere il ginocchio con la mano libera e andare a premere sull'interno del ginocchio, attivando gli adduttori, per poi richiamare e invertire. Quindi radica il piede destro, la tibia sinistra diventa la prosecuzione del femore. Unica linea, poi radica il braccio sinistro, fletti il ginocchio, vai a premere sull'interno, ritorna al suolo, il bacino continua ad essere ben allineato, le ginocchia alle spalle, continuiamo, quindi gamba destra che si allunga, ginocchio che si flette, premi sull'interno e ritorna, radica il piede, allunga la gamba, radica il braccio, fletti il ginocchio e ritorna, radica il piede, allunga la gamba. Radica il braccio, fletti il ginocchio e ritorna. E ancora, radica il piede, allunga la gamba, radica il braccio, fletti il ginocchio e ritorna. Gli ultimi due in maniera fluida. Allungo, fletto e ripoggio. Allungo, fletto e ripoggio. L'ultima volta per lato. Ricrea un movimento fluido, continuo. Rimani connessa. Con ogni sensazione, con ogni sensazione che proviene dall'interno. Poi sull'ultimo, allunga le braccia indietro, apri una grande V. Immagina di trazionare il torace lontano dal bacino mentre srotoli la colonna lentamente. Ritornati in posizione neutrale, solleviamo di nuovo una gamba alla volta. E eseguiremo una variante dell'esercizio di Handeleg, un po' più distensiva, in cui nella fase di ispirazione ritorneremo in questa posizione. Quindi ti lasci ispirare e con la prossima ispirazione decidi se tenere le gambe piegate oppure distese in avanti. E muovi le mani e le braccia per 5 volte e i 5 in cui normalmente rimarremo su, invece sono il tuo ritorno. E ancora per 9 volte. Espira. E ancora per 8 volte, inspira 5, 4, 3, 2, 1 e inspirando ritorniamo lentamente, ancora per 7. E fai in modo che l'addome supporti la zona lombare, sentiti libera di mantenere le gambe un po' più alte o persino piegate, ancora per 5. E così ancora 4. Crea delle lunghe linee con le tue gambe. Ancora tre, lo sguardo verso le cosce. Le scapole che si aprono ai lati del torace, come se volessero abbracciare. E inspiro l'ultima volta. Sull'ultimo, rimani qui, abbassa le gambe, porta le braccia indietro, un attimo di sfida, poi poggi i talloni e allunga le braccia indietro. E da questa posizione rollando, quindi solleva le braccia. Quando le braccia sono al di sopra delle tue spalle, il capo si posiziona in mezzo alla cornice delle tue braccia. Nel rollato immagina di prendere la forma curva della colonna e di muoverla in relazione allo spazio. Una volta lì, con le braccia parallele al suolo, piedi a martello e srotola la colonna lentamente, vertebra per vertebra. Ci lasciamo inspirare, allunghiamo le punte dei piedi e ripetiamo. Ricrea un movimento fluido, un po' come fosse una sorta di meditazione in movimento. Il capo tra le braccia senza lasciarlo collassare in mezzo. Quindi c'è presenza. Ancora 2 volte. Espira. Pensa di andare in alto, in avanti e oltre. Come se ti avvolgessi intorno ad una grande palla. E di nuovo srotola lentamente. E inspira così ancora un'ultima volta. Immagina proprio di lasciare l'impronta della tua colonna sul tappetino, piedi a martello, fai scivolare i glutei in avanti, srotola lentamente. Su quest'ultimo, piega le ginocchia, afferrale, ginocchia sopra il bacino,
piedi puntati in avanti, tibie parallele al suolo. Fai in modo che siano le gambe ad aiutarti a flettere il torace di più per double leg stretch. Ci lasciamo ispirare, gambe e braccia in opposta direzione e respirando ritorniamo. Così ancora per 5. Ricrea un movimento fluido. Immagina di essere un grande fiore che sboccia e che poi si richiude. Ancora due, un intero corpo che si espande dal centro e dal centro fa ritorno. L'ultima volta. Sull'ultimo ci soffermiamo. Allunghiamo la gamba destra in alto e la sinistra in avanti. Traziona la gamba verso di te. Trattienila solo con un braccio così che l'altro possa andare a premere sulla coscia opposta. Mantieni la posizione alcuni istanti e scarica. Così ripetiamo lo stesso. Mano destra sulla coscia. Per poi in maniera fluida alternare single, straight, leg stretch. Nel richiamare la gamba verso di te, ricrea una leggera posizione affinché ci sia una costante stabilità nella colonna vertebrale. Ancora 4, 3, 2. Sull'ultimo richiami tutte e due le gambe su, mantieni un istante la posizione. E poi ritorniamo lentamente giù con i piedi al suolo. E adesso, immagina una grande X. Una grande X, il cui punto di intersezione delle due linee che formano la X è il tuo ombelico. Così apri le braccia. E quindi attraverso questa X allungati in quattro direzioni. Hai i piedi un po' più larghi rispetto al bacino, le mani un po' più larghe rispetto alle spalle. Ci concediamo alcuni istanti per allentare la tensione nell'addome. E appena ti senti, fletti la colonna leggermente verso la tua destra, quindi un leggero side bend. Poi solleva il braccio destro, quindi quello dal lato in cui hai flesso la colonna, e puntalo verso il braccio opposto, verso la gamba opposta. Crea lunghezza, quindi ricerca la gamba opposta. Quindi solleva la gamba verso la quale stai puntando il braccio per portarla al di sopra di quella opposta, assumendo quindi la forma di una mezzaluna con il corpo. Il piede sotto, la caviglia sotto con il piede a martello, il piede della caviglia che sta sopra con il piede a punta. Da qui ci lasciamo ispirare nel torace di sinistra. Ed espirando sollevi il capo e le spalle, i due polsi si incontrano e ritorniamo per 6 volte ancora. Senti la connessione con i muscoli laterali del tronco, con i muscoli obliqui, con il quadrato dei lombi. Fai in modo che tutti e due i lati, diciamo che l'osso sacro poggi in maniera uniforme, okay? Quindi evita di sollevare il fianco sinistro. E più raggiungi un punto lontano verso la tua destra, più il braccio sotto si allunga verso sinistra. Poi ritorniamo, riassumiamo questa forma X, flettiamo la colonna lateralmente, stavolta verso sinistra. Espandiamo il torace di destra e allunghiamo il braccio nella direzione della gamba opposta. Ci concediamo un istante per assestarci, dopodiché solleviamo la gamba verso il quale stiamo puntando il braccio, la portiamo di sopra dell'altra. Ci lasciamo inspirare ancora allungando tutto il lato destro del corpo, prendendo la forma di una mezzaluna, per poi nuovamente sollevarci. E inspirando richiamare. Espira fuori l'aria. E inspira, ritorna. Continua ad allungare la gamba destra. Lascia che la gamba destra trazioni tutto il lato corrispondente del corpo. E più raggiungi un punto lontano con la destra, più la sinistra in opposta direzione si allunga. Così ancora una volta. E ritorniamo nuovamente e riapriamo la nostra X. Adesso andiamo verso un movimento appena appena più articolato, che ci porterà dal rollato verso l'esercizio di Bessone. Quindi, solleva nuovamente il braccio sinistro, puntalo nella direzione della gamba opposta. Solleva il capo e le spalle, inizia a ruotare l'omero del braccio di terra al suolo
Inizia a sollevarti, ad avvitarti, a spirare. Una mano ruota all'esterno, quello avanti, l'altro all'interno, con il pollice in giù. Poi di nuovo fai il ritorno, con la mano destra cerca un punto lontano, lontano, proseguendo la linea di quella X, poi apri a sinistra. E viceversa, c'è un momento in cui tutti e due i lati del bacino sono ben radicati. In realtà tutti e due i lati del bacino appoggiano sempre, ma c'è un momento in cui potresti perdere questa stabilità usando il momento di forza. Prova ad evitarlo, ovvero qui, in questo punto qui, tieni il fianco oltre il taglio del piede. Ancora una volta per l'altro. Con la mano che sta dietro puoi, quando sali, di creare anche un leggero attrito per creare ancora più connessione tra le spalle e il corpo. Ci soffermiamo giù, riuniamo le gambe. Quindi portiamo le braccia di nuovo in avanti, slidiamo le ginocchia e le richiamiamo al petto un istante, le incrociamo, incrociamo le tibie e ci lasciamo sollevare lentamente verso la posizione prona. Quindi andiamo a pancia in giù. Così, a pancia in giù. Vorrei che per alcuni istanti tu allungassi bene le gambe, tanto da sentire le ginocchia sollevarsi. Allo stesso modo, allunga bene la zona lombare, prova a radicare le ossa del bacino. Per poi, importante, sentire il margine costale inferiore, quindi la parte più bassa del torace, dove abbiamo il diaframma, radicarsi sul tappetino. Quindi anche se la tua estensione ora sarà, diciamo, buona per andare più su, prova per adesso a radicare questa parte, allunga le braccia indietro, palmo delle mani in su, lascia che le clavicole si aprano in fuori, lunga la zona cervicale. Così con la prossima inspirazione, solleva le spalle, punta lo sterno in avanti, lunga la zona cervicale ed espirando, palmo delle mani rivolto in basso, pollici rivolti in alto e le braccia che puntano in avanti come Superman. Poi ritorna nuovamente, palmo delle mani in su, spalle larghe e riscendi. Ripetiamo altre 4 volte in maniera fluida. Lunga la zona cervicale, espira avanti, inspira dietro. Senti l'intera muscolatura paravertebrale attivarsi, l'addome che crea supporto. Nel portare le braccia in avanti, ricerca un movimento di leggera apertura delle scapole, ma evitando di sollevare tanto le spalle verso il tuo collo. E riscendi ancora 2 volte. In, espira. Più le braccia si allontanano, più l'addome si attiva a supporto. L'ultima volta. E fuori l'aria. Sull'ultimo, estendi un pochino di più e se puoi intreccia le mani ed espandi il petto, come per l'esercizio di double kick. Da qui posizioniamo le mani al di sotto delle spalle in una posizione che ricorda la sfinge e quindi chiamiamo proprio la posizione in questione, posizione della sfinge. Espandi bene il petto in avanti, quindi solleva le costole, solleva lo sterno, allunga bene la zona cervicale. E ora prenditi alcuni istanti per familiarizzare con questa posizione del corpo, per dare al tuo cervello la possibilità di familiarizzare alcuni istanti con la posizione. Respira. E appena ti senti, adesso eseguiamo una sequenza un po' più articolata, fai scivolare la gamba destra fuori, a questo modo. Senti le ossa del bacino di sinistra affondare di più al suolo, ma prova a radicare anche un po' il lato destro, nonostante tu senta una leggera asimmetria. Da qui arrotonda la schiena, come nell'esercizio di Cat and Cow. Spingi il pavimento lontano, riempi lo spazio fra le scatole. E quando senti di avere lo spazio necessario, evitando di spingere con la gamba, ma più un lavoro di colonna vertebrale e di core, richiama il ginocchio di sotto. Poi recupera la gamba distesa ed espandi il petto in avanti. Incastra, c'è di nuovo, riscendi e invertiamo. Stavolta gamba destra che scivola indietro
Prenditi tempo per allontanare la gamba sinistra prima di planare con il bacino al suolo. Questa è la sequenza, proviamo a ricrearla in maniera, ad eseguirla in maniera fluida. Quindi arrotondi, richiami la gamba a destra, inspira in avanti. Fuori l'aria dietro, allunghi la gamba sinistra, scivoli in fuori ed espandi il petto. E così ancora una volta, espiro, fuori l'aria, gamba destra lunga. Ci sono diversi cicli di respirazione. Quindi fuori l'aria, recupera, mi lascio inspirare in avanti. Fuori l'aria dietro, allungo la gamba sinistra e apro lentamente in fuori. E ancora, espira, recupera, espandi il petto, ritorna, allunga la gamba destra e apri la sinistra in fuori. Ancora un istante, fuori l'aria, in, espira, espandi il petto. Poggia i gomiti in linea con i polsi, allunga la gamba sinistra e plana lentamente al suolo. Ripetiamo l'ultima volta, fuori l'aria, in, espira. Gamba destra, sinistra, plana lentamente al suolo, recupera ancora una volta. Sull'ultimo, fermati su, espandi il petto. Se pensi che le tue ginocchia non siano ancora, non siano sotto il bacino, spostale un pochino indietro, dovessero essersi spostate più in avanti, da lì. Scivolando indietro, ruotando i glutei verso l'alto, senti gli ischi aprirsi, il pavimento pelvico aprirsi. Poi, come un'onda, immaginando il tuo coccige come il ventre di quest'onda, arrotonda la schiena, solleva un istante le gambe ed espandi il petto in avanti in swan dive, forte nelle gambe. Poi fai ritorno, radica gli avampiedi, stavolta ti lasci inspirare e ripeti. E all'unisono, con l'espansione del torace in avanti, radica il dorso dei piedi. E ripetiamo ancora per 3 volte. Come una grande onda. Lasciati fluire. Non è importante quanto estendi la colonna vertebrale, è importante sentire che quell'estensione si distribuisca, si distribuisce in maniera uniforme su tutta la colonna, senza sentire punti in cui la tensione diviene troppo forte o punti in cui stiamo collassando. Poi sull'ultimo ci lasciamo allungare indietro, ci concediamo un paio di respiri calmi, lenti. Bene, quindi ritorniamo in quadrupedia, mani sotto le spalle, ginocchia sotto il bacino. Bene, ora spingi il tappetino lontano da te, indirizza lo sguardo lontano, diciamo più o meno mezzo metro oltre le mani. Per favorire l'apertura del torace, ruota le dita delle mani leggermente all'esterno, così da avere più accesso alla rotazione esterna dell'omero e alla connessione tra gomiti e asse centrale del corpo, quindi maggiore connessione con le scapole. Da lì, allunga la gamba destra indietro, sposta il peso a destra e fa scivolare il braccio sinistro in avanti. Quindi, sentendo tutti e due i lati del bacino e tutte e due le spalle alla stessa altezza, solleva. Come senti meglio? O in appoggio sull'avampiede o in appoggio sul dorso, va bene in entrambe le mani, sperimenta quello che senti meglio per te. Da qui spiralizza il braccio ruotando l'omero all'esterno, arrotonda la schiena spingendo il tappetino lontano da te, così per altre 5 volte. Espira, vai verso una micro estensione ogni volta che distendi gambe e braccia, e pensa come di tendere una lunga molla dalla mano al piede e di ritornare grazie all'energia che la molla rilascia. Ancora 2, e in, l'ultima volta. Sull'ultimo, poggia la mano e fai scivolare il dorso del piede accanto al ginocchio opposto. Prova a stirare bene la pelle del dorso del piede. Riempi lo spazio fra le scapole, una modalità un po' particolare di eseguire piegamenti poiché vorrei, sulle braccia, poiché vorrei che le scapole fossero stabili, anziché scivolare verso l'interno. Quindi mantieni le scapole ben aperte e piega i gomiti fino a ricercare quasi l'appoggio delle ginocchia. Per 5 volte ancora. 4. Continua a tirare il tappetino in avanti. 3. Gomiti all'interno. 2. Fermati quando senti che le scapole non sono più stabili.
E poi da lì lasciati allungare, stendere, aprire. Bene, ora sposta peso a destra e con la mano sinistra afferra il dorso del piede. Ora ti do un'immagine. Immagina il tuo corpo come un grande arco. La freccia è il braccio che sta tenendo il piede. E quel piede rappresenta la mano che tira la freccia. Quindi abbiamo l'arco in tensione con la freccia idealmente pronta a scoccare. Mantenendo questa condizione, oscilla attraverso quella diagonale che collega la mano al ginocchio di terra. Per 4 volte ancora. Mantieni una leggera tensione addominale. Corpo propeso come un arco. Solleva le ossa del torace, lo sterno. Rilassa gli occhi. Ancora una volta. Per poi richiamare lentamente. Sciogli il polso destro. Bene, invertiamo. Spingi il tappetino lontano da te. Braccio destro cerca un punto lontano, sinistro, lungo indietro. Di nuovo, dal piede alla mano, immagina di tendere una lunga molla che poi rilascia la sua tensione richiamando tutto verso il centro. Inspira. Fuori la recinguale. Accompagna con lo sguardo il movimento. Prova a ricreare un movimento leggermente circolare, ovvero nel richiamare gli arti al centro, più che muoverti su una linea retta, curvala leggermente quella linea. Ancora due. Sull'ultimo, poggia la mano di nuovo sotto la spalla, richiama il dorso del piede accanto al ginocchio di terra, stira bene il dorso del piede e da lì riempi lo spazio tra le scapole come se avessi una sorta di leggera gobba e mantieni le scapole stabili piegando i gomiti per 6, 5, 4, 3, gomiti all'interno, 2, poi sull'ultimo fai scivolare la gamba nuovamente indietro. E di nuovo l'immagine dell'arco. Senti tutto ciò che puoi radicare per estenderti in alto. Sposta peso a sinistra, libera il braccio destro. E il braccio è la freccia dell'arco che viene trazionato dalla mano che corrisponde al tuo piede. Ed espandi bene il corpo dal centro e oscilla attraverso quella diagonale che collega il ginocchio alla mano di terra. Per 4. Non perdere quella tensione, mantieni quella tensione costante e prova a rimanere sempre in quella condizione di mezzo tra tensione e distensione. Poi ci fermiamo, richiamiamo, ritorniamo con i piedi al suolo, srotola la colonna lentamente. E adesso abbiamo l'esercizio di Thigh stretch. Quindi nel thigh stretch vorrei che le ginocchia fossero all'altezza del bacino e i piedi ben allineati sulle tue ginocchia. Quindi è un esercizio molto molto interessante per rinforzare i quadricipiti e allentare la tensione sui muscoli flessori delle anche. Ok, quindi immagina una linea che dal ginocchio cresce fino alla sommità del capo. E più ti muovi indietro, più il collo del piede si radica e i tuoi femori spingono in avanti man mano che vai indietro. E ritorniamo. 5 volte ancora. Più ti muovi indietro, più prova a mantenere la connessione tra le costole e le ossa del bacino che cercano di sollevarsi costantemente mentre ti proietti indietro. Ancora due. E poi ci fermiamo. Ora porta la gamba sinistra in avanti. Ecco, la gamba sinistra in avanti ti invito ad affondare un po' con il tuo bacino, permettendo al fianco destro di aprirsi un po', di generare una fisiologica rotazione. Ok? Quindi il ginocchio continua a muoversi in avanti, il fianco destro più dietro.
radica il dorso dei piedi e ovviamente risali, solleva un po' il baricentro se senti di stare collassando sulla zona lombare. Quindi vorrei che sollevassi e modificassi un po' l'orientamento del bacino, eventualmente per non sentire tensione dietro. Quindi solleva le ossa del bacino, l'ombelico, le ossa del torace, lo sguardo, ricreando sempre questa leggera rotazione verso destra, verso il lato aperto, due tipi di affondo dinamici per ricreare mobilità nelle anche. Nel primo il torace ruota nella stessa direzione del bacino e le braccia ricreano questa posizione peculiare, con il destro indietro, il sinistro in avanti. E vorrei che lo sguardo fosse sempre in avanti. E poi ritorniamo. Nel secondo affondo, invece, il bacino inizia ad aprirsi, ma poi il torace si dissocia dal movimento del bacino ruotando dal lato opposto. E quest'altro movimento delle braccia favorisce questa dinamica. E poi ritorna. E quindi ripetiamo. Una volta all'interno, e ritorna, senti sempre i piedi ben radicati e quindi questa sensazione di sfruttare il radicamento per elevarti verso l'alto. Le gambe forti, attive, rimani cosciente di tutte quelle spirali che sono presenti in questo esercizio, nelle tue anche, nella tua colonna. E ogni volta che affondi in avanti, espira, la scapola destra scivola in avanti, favorendo la torsione. Così ancora una volta il ginocchio ben allineato sul piede. E poi dopo ritorniamo. Ottimo. Così invertiamo, quindi portiamo la destra in avanti. Permettiamo al ginocchio di sollevare appena appena il tallone. Di superare appena appena il tallone. Se invece il ginocchio dovesse superare di tanto il tallone, allunga un po' la base. Quindi ovviamente non tutti abbiamo la stessa mobilità nelle anche, quindi quello che vorrei è che il ginocchio fosse solo appena avanti al tuo tallone rispetto al tuo massimo allungamento. Solleva un po' le ossa del bacino, prendiamoci alcuni istanti per dare al nostro cervello la possibilità di familiarizzare con la posizione che poi dovrà assumere in modo dinamico. Bene, con fierezza espandiamo il petto, rilassa i muscoli del viso, radica il piede di terra e traziona leggermente il tappetino a te con il piede della gamba avanti. Quindi radica quello dietro, traziona con quello avanti. Ritorniamo, le due dinamiche. Ruoto nella stessa direzione del bacino e ruoto in opposta direzione rispetto al bacino. In questo secondo affondo, prima di ruotare, concedi al bacino la possibilità di aprirsi verso sinistra. E se ruotiamo subito, il bacino tenderà a seguire il torace. Quindi prima affonda e poi nella parte finale come se frenassi il movimento con questa rotazione. E così lo ripetiamo ancora per 5 volte. 4. Mantieni sempre l'attenzione sul respiro. Lascia che il respiro ti guidi nel movimento e lascia che il respiro ti aiuti a mantenere sempre quella presenza all'interno del corpo. E ritorniamo nuovamente. Bene, adesso ricreiamo un movimento ancora un po' più funzionale in cui eseguiremo un kneeling squat e un affondo in avanti. Ok, quindi se hai fastidio alle ginocchia o problemi alle ginocchia, sostituisci il kneeling squat con il thigh stretching prima, ok? Quindi, se non hai invece alcun problema, radica gli avampiedi in questo modo, senti le teste delle fiabole che vengono richiamate all'interno, mentre ti siedi, sfrutta quel momento in cui la gravità è favorevole per sollevarti, come nella posizione della sedia. Poi riscendiamo lentamente in modo controllato con le ginocchia, avanziamo con la gamba destra, il braccio sinistro, a simulare un po' il movimento tipico della corsa. Poi ritorno e di nuovo posizione della sedia e stavolta affonda con la sinistra. Mantieni sempre il petto ben sollevato. Prova a mantenere un atteggiamento di presenza
anche un po' leggero, okay? Quindi se dovessi perdere l'equilibrio, nessun problema, recuperare ancora per 4 volte. Le gambe iniziano un po' a farsi sentire, 3. Ricreare movimenti ampi, ginocchia sempre ben allineate, sguardo lontano, ancora 2. Benissimo. Completiamo bene avanti con il sinistro. Assicurati quando ti sollevi che le ginocchia rimangano ancora allineate sui piedi. E poi ritorniamo nuovamente giù e qualunque via. Bene, ottimo. Ora, spostiamo un po' l'attenzione tra le scapole, ok? Quindi ti invito a mantenere quello spazio tra le scapole ben aperto durante l'intera esecuzione di questo esercizio. Gomiti all'interno, anche qui puoi leggermente ruotare le dita delle mani all'esterno se tu, per facilitare la connessione tra gomiti e asse centrale. E quindi distendi la gamba destra, forte nelle gambe. Le gambe daranno supporto al bacino, l'addome darà supporto alla zona lombare, le braccia supporto al torace. Sguardo oltre le mani, plank. Da questa posizione l'esercizio di leg pull down, quindi, ma in una sua variante, ovvero solleva la gamba destra, radica bene quella di terra e oscilla rullando sull'avampiede per 6 volte. 5, 4, 3, più ti proietti in avanti, più senti l'opposizione tra la sommità del capo e il piede che punta indietro. Poi da qui richiama il ginocchio destro al di sotto, un attimo di sfida, e mentre riallunghi la gamba destra, piega il ginocchio sinistro e vai quasi a appoggiare i gomiti, per poi ritornare in avanti. 5 volte. Inspira, fuori l'aria. Ancora 3. Più il ginocchio in basso, più ovviamente c'è carico sul quadricipite, sulla gamba, e ritorniamo. Bene, proviamo a non creare pausa e a partire subito con l'altra gamba. Sinistra puntata indietro, rullo in avanti sulla caviglia. Benissimo. E prova a creare stabilità attraverso l'attivazione del quadricipite, poi ginocchio sinistro flesso e da qui piego e ridistendo. Per 5, fai in modo che i gomiti cadano in linea con i polsi. Ancora 3. Spingi bene con l'avampiede il tappetino indietro per venire in avanti. L'ultima volta. Ritorniamo al plank. Da qui ci solleviamo puntando il coccige in alto, come a creare una V rovesciata con i talloni ben alti. Bene. Plank con un tallone al suolo, piegando il ginocchio opposto per alcuni istanti. Respira. Continua a ruotare la parte, le ossa del bacino su cui normalmente siamo seduti verso l'alto, i tuoi ischi. E poi da qui. Se vuoi un piccolo balzo, altrimenti un passo per sederci. Bene. Ora, mani dietro le cosce. Srotola la colonna lentamente al suolo. Benissimo, allunga la zona cervicale. Concediamoci un momento, alcuni istanti, per allentare la tensione superflua prima di eseguire l'esercizio di rollover. Bene, per il rollover allunga bene le braccia davanti, solleva le gambe con le tibie, dalle terre al suolo, distendile in alto. E ora pensa ai tuoi piedi che vanno in alto, indietro e oltre, fino ad arrivare in appoggio tra le spalle e le scapole, ovvero prova a trovare una configurazione d'appoggio in cui il peso non sia del tutto sul collo. Piedi a martello,
separi bene la larghezza del bacino mentre srotoli la colonna, evita, se fossi molto flessibile, di far collassare la coscia sul tuo torace. Ferma la discesa anche in sinergia, quindi con un atto di sinergia tra addome e braccia, di nuovo in alto, indietro e fuori. Inspiro, separo ed espiro, srotolo lentamente. Le gambe vanno oltre e di nuovo. Andiamo a ridurre il momento di forza, creare un movimento fluido. Qualora avessi difficoltà, tieni le gambe leggermente piegate. Inspiro, separo, spingi, fermo di lontano da te. E inspira avanti. La gola morbida, rilassata, in, fuori l'aria, vertebra per vertebra. E poi ritorniamo. Bene, ripoggiamo i piedi al suolo. Ci lasciamo ruotare sul fianco, quindi poggiamo il fianco destro. E vorrei che la gamba di terra fosse piegata con la pianta del piede in linea con l'osso sacro in linea con la parte in mezzo alle scapole della colonna, con la parte in mezzo alle scapole della colonna in linea con la zona occipitale. Ora senti tutti i punti d'appoggio che puoi radicare, taglio del piede, esterno della coscia, gomito. Allunga bene la gamba sinistra lontano, così da attivare i muscoli laterali del tronco ed evitare di gravare eccessivamente sul braccio d'appoggio. Mano dietro la zona occipitale, la testa che spinge contro la mano, che resiste leggermente a quella spinta. E da qui inspiro, sollevo un po' la gamba, ed espirando ruoto, richiamando le scapole lontano dalla colonna vertebrale. Inspiro, ritorno, ed espirando riscendo. E crea un movimento continuo, in, fuori l'aria, inspiro e ritorno, ancora quattro, in, fuori l'aria, inspiro e riscendo, ancora tre, in, fuori l'aria, inspiro e riscendo, ancora due, senti i muscoli laterali della coscia attivarsi, gli adduttori, l'ultimo, in, fuori l'aria, inspiro. Ritorna, adesso allunghiamo braccio e gambe in alto. C'è da un punto lontano che alleggerisca il peso sul braccio. Side kick front, side kick back. Inspiro avanti, espiro dietro. Più la gamba va indietro, più attiva l'addome e il supporto, cercando di far scivolare di più la parte bassa del gluteo verso la parte posteriore del ginocchio. Ancora due volte, e ogni volta che la gamba va avanti, senti la schiena stabile in posizione neutra, richiamando i glutei indietro in opposizione. Ci fermiamo, da cui porta la gamba sinistra a cavallo, ci solleviamo in appoggio sulla mano e portiamo la mano sulla clavicola, così per alcuni istanti sentiamo le due posizioni che la spalla può mantenere. Una in cui è elevata e vicina al collo, nonostante non stiamo perdendo il controllo del movimento, e uno in cui è lontana. Ok, ripetiamo ancora un paio di volte per acquisire informazioni. Rimaniamo sempre coinvolti nel processo, coinvolti con le sensazioni. Bene, ed esprimiamo in ogni gesto noi stessi, portiamoci un po' di noi in ogni movimento. Allunghiamo la gamba, o sentitevi liberi di sollevarvi in appoggio sul ginocchio e veniamo su. Bene, ora immagina di avere in mano un grande pennello e di disegnare un grande cerchio con questo pennello su una parete immaginaria, come un grande cerchio zen. E quando scendi giù abbiamo visto anche se la spalla potrà leggermente levarsi, non collassare su. Senti ben radicato il taglio del piede e senti il supporto della gamba piegata. Inspira su e mentre il bacino scende dalla sommità del capo ti allunghi verso l'alto ancora due volte. L'ultimo. E espira. Quindi approfittiamo di questa posizione delle gambe per creare un istante di stretch sui muscoli piriformi. Posizioni in profilo per permetterti di vedere meglio. Più espandiamo il petto, più sentiamo allungare la muscolatura.
Se hai difficoltà ad espandere il petto in questa posizione, da allungare la colonna, allenta un po' la distanza tra, allunga un po' la distanza tra il piede e il bacino, viceversa, riduci. Piede a martello, oscilla leggermente. Approfittiamo di questi momenti per riacquistare consapevolezza del respiro, di quelle parti del corpo in cui siamo più propensi ad accumulare tensione, e lasciamo. Quindi andiamo sul lato sinistro. Di nuovo pianta del piede, linea con l'osso sacro, gomito di sotto della spalla. Apriamo bene la clavicola, allunga la gamba destra. Benissimo. Fai modo che il naso esterno, l'ombelico, siano su un'unica linea. Porta la mano destra dietro e inspira, solleva, fuori, ruota. Inspira, ritorna dalla rotazione, respirando, riscendi. Ancora per 5 volte. Senti le costole di destra scivolare in basso, quelle di sinistra sollevarsi. Ancora 3. E in, ancora 2. Benissimo, ogni volta che ruoti, ombelico in dentro, lo sterno che risale tra le scapole. Poi solleviamo braccio e gamba, non perderti quella sensazione di lunghezza rivolta a togliere peso dal braccio. Side kick front, side kick back. E respira, movimento fluido, continuo. Radica bene la gamba di terra e ricrea quel perfetto equilibrio tra dinamismo e stabilità. Ancora 2. Più la gamba va indietro, più connetti le costole con i bacini. E poi di nuovo la gamba destra a cavallo del ginocchio. Da questa posizione ci solleviamo, la mano sulla clavicola e di nuovo la spalla che risale. E poi, sfruttando della discesa, la clavicola che si apre in fuori. Prova, ogni volta che spingi il tappetino lontano, a immaginare la tua scapola che vuole raggiungere la mano di terra. Così ancora un po'. Su quest'ultimo, distendiamo la gamba sinistra, abbiamo detto sentiti pure libero di rimanere in appoggio sui ginocchi. E spingendo il pavimento lontano, side plank, questa variante in cui abbiamo la gamba destra a supporto, e di nuovo immagina con il tuo braccio di disegnare un grande cerchio nello spazio vuoto. Senti quel perfetto equilibrio tra tensione e distensione, continua a ruotare l'omero di terra verso l'esterno. Segui con lo sguardo il movimento. E sfrutta l'inspirazione per espanderti verso l'alto. Così ancora un'ultima volta. E poi riscendiamo. E di nuovo sfruttiamo la posizione che abbiamo le gambe per ricreare di nuovo lo stretch. Benissimo. Piede a martello. Il piede a martello in questo esercizio di stretching protegge la struttura articolare del ginocchio, quindi è importante che il piede sia ben attivo. Solleviamo il petto, radichiamo le mani. Bene, quindi rilasciamo. Adesso, da questa posizione, srotoliamo la colonna nuovamente. Prossimo. È un movimento molto interessante in cui abbiamo 4 fasi, un rotolamento, una spinta, un'estensione verso l'alto e una caduta. Quindi rotoleremo da un lato e dall'altro. Rotolare sul pavimento è un qualcosa che ci riporta all'infanzia, quando includiamo, no, nella nostra quotidianità esercizi di rotolamento, è come se aumentassimo la nostra capacità di affidarci al supporto della terra, ed è come se ed è stato visto che un po' la neuroplasticità del cervello migliora come conseguenza del rotolamento, e persino questo può influire sulla nostra autostima. Abbiamo le braccia,
Eseguiamo il primo lento, poi andiamo in maniera un po' più fluida. Quindi lascia cadere le gambe alla tua destra, richiama il braccio sinistro. Sollevati, spingendo, estenditi in alto. Non è importante quanto tu stia ruotando, ma continua ad avvolgerti come una spirale che ruota e cresce. E poi di nuovo inseriamo il braccio all'interno per richiamare. Quindi sono quattro fasi. Un rolling, un pushing, un rising e un falling. Bene, quindi rolling, pushing, rising and falling. Rolling, pushing, rising and falling. Ancora per alcune volte, in maniera fluida. Anche qui ritorna l'idea di meditazione in movimento. Rolling, pushing, rising and falling. Rolling. Le gambe sono a Z, un po' come nell'esercizio di Marmaid. E ogni volta sentiti accolta dalla terra. L'ultima volta per lato. Rising and falling. Rolling, pushing, rising and falling. Rimaniamo lì. Andiamo ad afferrare con le mani i talloni e puntiamo le piante dei piedi in alto. Manteniamo un istante questa posizione con i piedi a martello ben attivi. E quando hai ben connesso le spalle con le tue anche, quindi nel punto in cui senti che la tua anca è relativamente stabile, va bene se il bacino è leggermente sollevato. Da qui iniziamo ad oscillare leggermente a destra e a sinistra, senza mai sbilanciarci tanto da perdere l'equilibrio. E senti il respiro espandersi nel torace, nell'addome, nel pavimento pelvico, ma senza creare eccessivo dissesto, eccessiva tensione. Ogni volta che oscilli verso destra, prova a distendere un po' la gamba sinistra e viceversa. Non necessariamente del tutto. E non a raggiungere quel punto in cui senti che c'è una risposta intensa da parte dei muscoli. Quindi anche qui è importante creare, quando ci allunghiamo, una sorta di comunicazione con quella, con quello spazio sacro. Se tutte le volte in cui ci allunghiamo, quell'atto di allungare il corpo diviene un atto di coercizione della mente nei confronti del corpo, che magari non vuole allungarsi così tanto, generiamo tensione, quindi non c'è più quella sensazione di benessere, di piacere che dovrebbe accompagnare i movimenti di allungamento del corpo. Benissimo, ritorniamo giù. Se vuoi un istante con le mani sull'attaccatura delle cosce, spingi queste lontane da te. Rilassa le braccia, scuoti le gambe un istante. E adesso ti invito ad unire le piante dei piedi e ad aprire le ginocchia in fuori. Ma se questa posizione non fosse comoda per te, distendi pure le gambe o trova qualunque altra posizione che ritieni incomoda. Posiziona la mano sinistra all'altezza del cuore, la mano destra sull'addome, chiudi gli occhi e per alcuni momenti lasciamo che il corpo respiri e prova a percepire la fase ascendente del respiro, quell'attimo di sospensione del respiro e poi la conseguente fase discendente del respiro. Senti il torace, l'addome, accogliere il respiro. Quindi più che forzare il respiro, poniti in una condizione di accoglienza nei confronti del respiro. È interessante il concetto di lasciare che il corpo respiri.
In realtà avviene quando rilasciamo tensione, quando ci affidiamo. E quindi ancora per alcuni istanti fa sì che il respiro possa richiamare la mente nel qui e ora. Senti come il respiro è quel ponte di congiunzione perfetto tra mente e corpo. E con l'attenzione sul respiro abbiamo costantemente la possibilità di essere coinvolti nel processo, qualunque esso sia. Ora, ogni volta che raggiungi il culmine dell'inspirazione, abbiamo detto senza forzare, sospendi il respiro un istante, però trattieni l'aria per un paio di secondi. Nel farlo solleva bene il torace e richiama un po' il mento verso la gola, per poi espirare molto lentamente. Sentire di nuovo le costole abbassarsi, lo sterno morbido sciogliersi all'interno della gabbia toracica. Così nuovamente, al culmine dell'inspirazione trattengo un paio di secondi, forse anche più di un paio, come senti per te gradevole. Ed espirando rilascia lento, mentre ti lasci espirare, senti il diaframma gradualmente allungarsi. Così ogni volta che inspiri, quella piacevole sensazione di espansione, di tensione interna, che ci riconnette con gli spazi del corpo. Riprendi a respirare senza soffermarti al culmine dell'ispirazione. Ora spalanca una grande A sul tuo volto, come se volessi spaventare qualcuno. Poi rilassare ogni muscolo del viso e percepire i tuoi occhi affondare di più all'interno delle loro cavità, la fronte distendersi, ancora alcuni momenti in cui lasciare che la tua visione interna si venga leggermente sfocata. Bene. E così richiudiamo le gambe, ci lasciamo ruotare su di un fianco. Sentitevi liberi di posizionarvi in piedi, sedute a gambe incrociate. Per me questa è una posizione comoda, altamente energetica, ma se hai fastidio alle ginocchia, appunto sentitevi liberi di assumere qualunque altra posizione. Bene, così ancora alcuni istanti proviamo ad osservare cosa stiamo sperimentando in questo momento relativamente alla nostra postura, quali sono le sensazioni del corpo che stai e che puoi sperimentare. E se puoi continuare a percepire il movimento persino mentre siamo immobili, no? All'interno, quando mi riferivo al gate di connessione con il movimento, non mi riferivo solo esclusivamente al movimento del corpo in relazione allo spazio. All'interno del nostro corpo ci sono tanti movimenti che avvengono legati alla digestione, alla peristalsi, al cuore, ai polmoni che respirano, quindi persino nell'immobilità possiamo percepire questo movimento. Esprimiamo un senso di gratitudine per aver avuto l'opportunità di lavorare su noi stessi, di migliorare il nostro stato di salute, è molto importante. Ti invito a richiamare più e più volte nel quotidiano l'attenzione all'interno del corpo. C'è una frase molto molto interessante che dice che la malattia è come un malvivente che si introduce all'interno delle case altrui quando queste sono inabitate. E in realtà è vero, quando siamo tanto nella nostra testa e poco fuori e poco all'interno del nostro corpo, è più facile essere vulnerabili.
Bene, sono davvero felice di aver trascorso questo tempo con voi. Ringrazio ancora Balance Body per questa opportunità e vi invito alla prossima lezione che si svolgerà giovedì alle ore 15 con la bravissima Barbara D'Andrea. Vi prego di esserci. E grazie ancora e ci vediamo presto.